Lettori e amici di Europa Cristiana, buongiorno. Quest'oggi vogliamo dedicare il nostro editoriale a un sondaggio, definito sondaggio shock, per quanto concerne il territorio di Francia. L'agenzia demoscopica britannica Harris Interactive ha svolto un sondaggio per quanto riguarda un campione di cittadini francesi a proposito della cosiddetta teoria della sostituzione, vale a dire dell'idea secondo la quale sia in atto una sostituzione demografica in Europa. La domanda veniva ristretta ovviamente al territorio francese, con riduzione, mutamento degli equilibri demografici, riduzione del peso percentuale fino a tendenziale scomparsa dell'elemento razzialmente bianco e religiosamente cristiano in territorio europeo. Secondo questo sondaggio, il 67% dei francesi si dichiara molto preoccupato o abbastanza preoccupato dell'eventualità che questo accada. Quindi si dichiara convinto della probabilità che questo succeda e se ne dichiara ovviamente preoccupato. Mentre il 33% non se ne dichiara preoccupato, anche perché non ritiene realistica questa opportunità. Ovviamente la teoria della sostituzione è il cavallo di battaglia di tutti i sovranisti, di ogni genere, dei nazionalisti in genere. Ma si sta sempre più diffondendo anche in ambienti che da altre posizioni culturali sempre più si avvicinano all'idea sovranista. Uno degli esempi, ma ce ne possono essere molti altri, è lo scrittore francese Camus, che da omosessuale dichiarato intellettuale della difesa dei diritti civili, si è gradualmente spostato verso il sostegno a Marine Le Pen e alle posizioni sovraniste ed è stato uno dei più grandi assertori appunto dell'idea, della teoria della grande sostituzione cosiddetta. Ma non è l'unico, proprio perché questo crea un problema. Ma l'allarme suscitato in Francia non è ristretto, come ovviamente dicono i numeri, alla estrema destra, ovviamente più del 90% di coloro che si dichiarano sostenitori dell'Assemblement National, cioè il partito di Marine Le Pen, dichiarano di credere a questo pericolo e quindi di esserne preoccupati. Ma ne sono altamente preoccupati anche il 52%, sempre stando a questo sondaggio, degli elettori del partito del presidente in carica Macron, che è ovviamente l'esponente più di spicco dell'europeismo, dell'integrazione europea, e quindi quanto di più lontano ci possa essere dal sovranismo. Certamente più lontano dal sovranismo Macron di quanto non lo sia, per esempio, l'estrema sinistra socialista, la Mélenchon, per fare un esempio. Quindi è evidente che questa è una preoccupazione di grande rilievo, e almeno in territorio francese, ma il principio è gradualmente estendibile dove più dove meno a tutta l'Europa, c'è la preoccupazione che la civiltà europea come l'abbiamo conosciuta finora, si pensi alla Danimarca, gli abbiamo dedicato editoriali, è evidente che come l'abbiamo conosciuta finora venga meno a causa di una immigrazione che altera gli equilibri demografici attualmente presenti, e qui non è una questione di carattere razziale, è una questione di carattere culturale,
è evidente che le persone che vengono da contesti culturali non europei, o meglio, non europei vuol dire afroasiatici con tutto quello che questo comporta, tendono a essere portatori, in maniera ovviamente più che legittima, di civiltà differenti. Questo, quando supera determinate proporzioni demografiche, crea disordini, crea tensioni, crea una rinascita di fenomeni di identitarismo che possono sfociare nel razzismo. Ma questo come reazione alla messa in discussione o al timore della messa in discussione dei valori condivisi. Ecco perché coloro che vogliono distruggere i valori tradizionali europei agiscono con provvedimenti che di per sé possono avere valore contraddittorio, ma che in un unico contesto tendono a minare quella che è la civiltà europea. Pensiamo alla difesa delle dottrine gender e dell'omosessualismo militante, da cui in Italia ci siamo salvati, almeno per il momento, con l'affondamento dell'ignobile disegno di legge Zan, e l'immigrazione di persone di fede musulmana. Ovviamente il fondamentalismo islamico ha nei confronti del problema dell'omosessualità posizioni molto differenti dalle organizzazioni LGBT, ma insieme contribuiscono alla eversione di quello che è il sistema culturale occidentale tradizionale, e quindi insieme fanno parte di questa politica. Non parliamo di disegno, constatiamo che insieme queste azioni politiche e questi disegni politici avranno come conclusione inevitabile, se portati alle loro estreme conseguenze, la distruzione della civiltà occidentale come noi la conosciamo. Ecco che anche governi di sinistra, citavamo quello danese, quello della Repubblica Ceca o altri, è evidente che sentono questo problema. E questo problema viene interpretato, lo dicevamo due editoriali fa, quando parlavamo dell'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti di quei paesi che hanno richiesto i finanziamenti alle barriere fisiche. L'Unione Europea non dice più no, le barriere fisiche, i muri non si possono alzare contro l'immigrazione, dice soltanto: beh, fate cosa ritenete opportuno, siete legittimati, anzi vi legittimo a farlo, vi legittimo a pattugliare i confini come ritenete più opportuno, solo in questo momento non intendiamo finanziarlo col bilancio comune. Quindi c'è già un passaggio culturale. Certamente che questi sondaggi in Francia si traducono poi in voti nel 2022 a favore di un candidato sovranista, certamente non è detto, non è automatico. Ma certamente il problema politico, chiunque venga eletto presidente e qualunque sia la maggioranza del Parlamento francese, è un problema che si pone. È un problema che si pone a livello europeo. Ecco che sempre di più l'Unione Europea corre il rischio di vedere saldata la ostilità nei confronti dell'eversione della civiltà europea con l'ostilità nei confronti dell'Unione Europea stessa. E fin tanto che rimarrà cieca a queste problematiche, fin tanto che rimarrà chiusa nella difesa di principi astratti e non entrerà nel concreto delle analisi delle proprie politiche, e quindi fin tanto che non si farà interprete della difesa dei valori europei, sarà sempre più a rischio di una fusione, di una cementificazione di queste politiche. E di conseguenza ci sarà un crescendo di antieuropeismo che coinvolgerà non solo i
paesi dell'Europa centro-orientale, ma anche i paesi dell'Europa occidentale. Certamente, a cominciare dai cosiddetti paesi periferici, cioè i paesi del sud dell'Europa, più ovviamente la Francia, che nonostante non si possa considerare periferica, fa parte culturalmente di questi paesi, che anche dal punto di vista economico, dopo la crisi della pandemia, avranno buoni motivi per preoccuparsi di un eventuale ritorno ai principi del rigore dell'Unione Europea. Io per ora vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e una santa domenica.